0 3 6 2 0 3 6. Ok, sempre qui al Beer Art Rock Festival, Rapallo, nota bene, e siamo qui con il frontman dell'ultimo gruppo che ha suonato sul palco un attimo fa, i Kill Your Idols. Siamo qui con Luca Barcherini, in arte Michelito. È vero? È vero. Allora, avete davvero dato il bianco, come si suol dire in certe occasioni, e possiamo presentare al pubblico di Mantra Sound Radio Web una delle prime cover band della scena del Levante, del Ligure? Beh sì, noi alla fine il nostro lavoro nasce da due tributi che esistevano già, che erano i miei Danger Lies verso il Ponente e i November Guns del nostro batterista. Si sono sciolti per problemi tecnici, per i soliti problemi che ci possono essere tra le band, amici, non amici. Certamente. E sì. Quindi alla fine sono riuscito a tirare su, tra quello che era rimasto tra un tributo e l'altro e qualche nuovo elemento, questo tributo qua, i Kill Your Idols, che vogliono essere un tributo ai Guns, che forse è l'unica vera band, l'ultima vera band del rock degli anni 80, ovvero gli anni del vero rock and roll. Trasmette energia, trasmettono rabbia, ma hanno anche argomenti come la guerra civile, che riescono comunque a toccare anche delle parti del rock and roll che non sempre vengono toccate. Troppe volte viene pensato che il rockettaro è soltanto un fattone, donne, alcol, invece no, anche sex, drug and rock and roll. Sì, bello, però ormai nel 2013 quasi diciamo che c'è anche una buona parte di prove fatte in saletta, gente che comunque i Guns N' Roses un po' ce li ha dentro. Per me chi fa un tributo non deve solo saperlo suonare e piacergli, deve avercelo dentro. Certamente. Deve avere anche un po' un certo di carisma, e qua diciamo sì, che in persona. No, io proprio ce l'ho non ti manca. Un piccolo, vedevo i Guns e pensavo che fosse così che si faceva il rock. Certamente, certamente. I Guns sono sempre dei vecchietti che però tengono sempre duro, diciamo. Come il rock and roll, che comunque è un vecchietto che si aiuta magari con un bastone, ma è sempre bello cazzuto e cammina sulle sue gambe, non muore mai. Grandissimo. Allora, noi adesso ti abbiamo sentito qui in Rapallo, ma le prossime tournée dei Kill Your Idols, ora, dove possiamo ascoltare? Con i Kill Your Idols siamo il 27 di questo mese qua a Boccadasse, dove facciamo una serata di beneficenza con altre tribute band, dove suoneranno i Rocket, il tributo agli AC/DC, il gruppo di pezzi propri del mio batterista, gli Splinter Paris. Ho sentito anche di nuovo il 16 agosto. E poi il 18 agosto siamo qua a San Rocco, Gods of Tribute, con i tributi più cazzuti che ci sono qua in giro per Genova. Che nonostante sia una città dove non è facilissimo fare rock, se scavi ce n'è di rockettari, okay, che ci credono. Quindi voi siete di Rapallo? No, il mio batterista è di Rapallo, noi siamo di Genova più o meno, Genova Centro. Io Genova Centro, un chitarrista di Sant'Olcese, ma ormai abita nei vicoli. E Marco di Rapallo, il nostro buon vecchio batterista. Marco Pendola, della Nero Events. Che è un po' culo, ma lo gli vogliamo tanto bene. Come hai detto prima. Esatto. Allora, diamo due o tre link a pubblica casa per conoscere appunto i video. Venite a cercarci sul network più utilizzato che c'è in questo momento, che è Facebook. Il social network più diffuso. È stato inutile fare un sito, perché tanto venivano a cercarci su Facebook. Quindi se cercate la nostra pagina Kill Your Idol, trovate date, appuntamenti, i profili singoli di tutti noi e via. Poi siamo sempre pronti lì a richieste, mandare anche a fanculo qualcuno se vuole essere mandato a fanculo, in stile Guns N' Roses, non ci perdiamo niente. Davvero rock and roll, davvero rock. Allora, ti volevo dire, ho sentito che comunque voi abbracciate appunto il panorama appunto di Guns N' Roses, però visto che avete fatto anche cover di altri gruppi, sempre inerenti in quegli anni, no? Gli anni 80, dell'esplosione un po', diciamo anche del glam rock, no? Quella è la nostra musica comunque. Ho sentito anche brani di Skid Row, no? Quindi, Sì, ovviamente Knock on Heaven's Door, che non può mai mancare, di Bob Dylan, rifatta dai Guns, Live and Let Die, Paul McCartney, e vabbè, poi inseriremo anche pezzi tipo Sympathy for the Devil, che avevano già fatto come cover i Guns. Ci piace perché alla fine sono canzoni dove riesci comunque a tenere il tiro e il timbro dei Guns, che addirittura loro rifacevano tipo Vuole Lotta Roses degli AC/DC. E comunque Axel ha una voce molto versatile, è basso, è alto, è rauco, è caldo, riesce ad essere più metallico, riesce a fare abbastanza quello che vuoi. Quindi da fan. Tutti questi scioglimenti e scazzi che ci sono stati tra i Guns N' Roses, tu sei sempre, diciamo, io sì, guarda, mi segui sempre anche, diciamo, nell'ultima formazione. Ma penso che chiunque abbia avuto una storia con chiunque altro che durasse almeno 6 mesi sa che ci sono alti e bassi. Quest'anno Appetite for Destruction avrebbe fatto 25 anni,
era anche un po' inimmaginabile, cioè le contiamo sulle punte delle dita di una mano i gruppi che sono rimasti interi, tipo Rolling Stones, tipo Red Hot Chili Peppers, nonostante ci sia già irriducibili, però erano anche un po' normale che quelle cinque teste di cazzo non riuscissero ad andare più di tanto avanti insieme, però so che tra di loro c'è sempre molto più rispetto di quello che i fans pensano. Voglio dire, al parlare male di Axl Rose Slash non è che sorride, comunque viceversa. Sono questioni tra di loro, non mi permetterei mai di dirgli ah, comunque sia, sì, i Guns N' Roses li ho visti al Gods of Metal il mese scorso, sono sempre una band che ti trascina, che spacca tutto, la nuova formazione è bellissima, è fantastica, nonostante... Non hai mai scritto Axl Rose? No, no, Axl è difficile beccarlo anche per chi c'è parente. Dici, okay. Però nonostante questo rispetto tantissimo Slash, il suo nuovo cantante, i suoi lavori, no? Slash, certo, Snakebeat, Revolver. Ovviamente io essendo cantante subisco più il fascino del cantante, sono anche chitarrista, ma per prima cosa sono cantante, quindi rimango comunque fedele più ad Axl. Certamente, certamente. Niente, guarda, io adesso volevo un attimo che illustrassi anche un po' gli altri membri della band. Certo. Che abbiamo al basso. Al basso abbiamo il Gard, che ha portato nella band il nostro batterista, in quanto suo bassista anche nel gruppo loro, di pezzi loro, Spinder Quarry. Ed era quello che ci voleva, perché comunque sul palco, quando si fa Guns N' Roses, ci vuole una certa scena, una certa impronta, bisogna essere timidi, certamente. Bisogna che il rock and roll lo mastichi bene. Il chitarrista ritmico che abbiamo visto che è sceso nel pubblico proprio. Sì, lui è il nostro Jolly, giovanissimo Crash, lui ha 19 anni, ma è un piccolo fenomeno. Vieni, vieni. Forza, integrati, dai, su. Ti sei perso un attimo di insomma, lui, voglio dire, ne ho conosciuti di musicisti, ma non tutti, a 19 anni suonavano come lui. Allora davvero sei entrato come nuovo membro di questa bellissima band. Sì, guarda, il progetto era già iniziato. Il primo concerto di questa band l'ho aperto io con il mio ex gruppo. Quindi da lì è nata una certa sintonia, ci siamo conosciuti, ci siamo visti, ci siamo parlati e loro cercavano un ritmico e io sono andato a provare e mi hanno preso. Allora ragazzi, io volevo finire appunto con un motto dei Kill Your Idols, come faccio a finire tutti i gruppi. I Kill Your Idols, cosa possono dire al pubblico a casa che sta guardando questa intervista? Un vostro motto. Rock and roll. Che il rock non morirà mai. Poche seghe e tanto rock and roll. Ragazzi, da qui il Nota Bene, Parco Canessa, Rapallo e tutto, Mantra Sound Radio Web. Questi sono i Kill Your Idols. Grazie.